Buongiorno a tutti. Manca una settimana alle elezioni europee e abbiamo la fortuna di avere a Saronno il capolista della lista Tsipras. Curzio Maltese, firma di prestigio di Repubblica, che ha deciso di mettersi in gioco per questa lista. Una prima domanda a Curzio: c'è un libro che titola Tsipras chi? Chi Tsipras? Tsipras è intanto un grande leader. È un partito europeo, davvero europeo, cioè noi abbiamo partiti fratelli in Germania, Francia, Spagna, Portogallo, partiti che hanno oltre il 10% di elettori e naturalmente in Grecia, dove invece siamo oltre il 30%, ed è probabilmente la terza forza politica del prossimo Parlamento europeo. Ed è quella che stabilirà con la sua presenza se ci saranno, cambieranno le maggioranze che governano l'Europa, perché in alleanza con i socialisti, con i verdi, noi vogliamo un'Europa che si occupi del lavoro e non di salvare le banche. La lista Tsipras in Italia è nata da un gruppo di intellettuali invece che di essere nata, come avrebbe dovuto essere, da politici, anche se i partiti politici la sostengono in maniera abbastanza importante. Perché secondo te? È nato da un gruppo di gente che fa altri lavori, perché poi io mi vergogno a dire che i giornalisti sono intellettuali, ma cioè diciamo che poi abbiamo a capolista nel nord-est che è un operaio dell'Electrolux, Paolo Marandini, altri che fanno vari lavori, imprenditori, operai della FIOM, eccetera. Io sono convinto personalmente, faccio giornalista da tanti anni, che la professione politica sia fallita in questo paese, cioè quelli che per tutta la vita fanno i politici seguono ormai delle logiche separate e non è una questione di età, cioè Renzi ha fatto un governo in cui ci sono giovani funzionari di partito invece che chi funziona di partito è uguale. Secondo me la politica la devono fare dei cittadini che fanno politica per un tempo limitato, che fanno un altro mestiere, che non devono raccontare balle perché sennò non hanno un'occupazione nella vita, che fanno politica per un tempo limitato mettendo la propria esperienza al servizio del paese e tornano a fare un altro mestiere. La lista Tsipras propone una Europa diversa, propone un'Europa che sia una federazione di paesi e non una federazione o una moneta unica nata da federazioni di monete. Secondo te questo come potrà dare una mano ai paesi e particolarmente ai paesi più deboli? Al discorso di prima volevo aggiungere anche che se Tsipras non prende un euro di finanziamento pubblico o di rimborso elettorale, per essere onesti. Noi pensiamo che ci voglia più Europa e non meno Europa, che non serva uscire dall'euro, che sarebbe una tragedia soprattutto per i lavoratori, per i proprietari di case, per i proprietari di aziende, che verrebbero tutti dimezzati i valori. Noi pensiamo che si possa usare questa Europa ha investito 2.000 miliardi negli ultimi anni per salvare le banche. Il punto principale dei tanti, che non dirò perché sono lunghi, della lista Tsipras è investire 400 miliardi per creare posti di lavoro in un'area che ha il 12% di disoccupati, che è più o meno quello che ha fatto Obama, senza andare diciamo a esempi di estrema sinistra, ma è quello che ha fatto Obama negli ultimi 5 anni, portando la disoccupazione negli Stati Uniti dal 10% del 2008-2009 all'attuale 5,8%. Io credo che si possa fare lo stesso anche di più in Europa, portando la disoccupazione dal 12% al 6% in 4 anni con questo piano che si chiama New Deal per l'Europa, che è stato peraltro firmato da molti esponenti delle associazioni, penso a Emergency, a Libera, in Italia, a molti parlamentari anche socialisti, compreso Schulz, candidato commissario europeo dai partiti socialisti, e che è un buon piano, e che è il contrario di quello che si è fatto in Europa in questi ultimi anni, facendo politiche di austerità che producono depressione, perdita di posti di lavoro e in definitiva impoverimento dei ceti medi. Più Europa vuol dire più beni comuni? Questa è una grande battaglia, cioè bisogna difendere l'Europa dalla privatizzazione selvaggia.
Io ho personalmente appoggiato, anche se i giornali in generale non l'hanno fatto, il referendum sui beni comuni, che è stata una grandissima battaglia e che mi dà grandi speranze per l'esito della lista Altra Europa, perché è lo stesso discorso. Cioè, bisogna difendere dei beni comuni che non sarà mai possibile affidare al mercato: la salute delle persone, l'acqua, l'ambiente, il lavoro, la dignità del lavoro, perché poi il lavoro non è solo economia, è anche dignità delle persone. Le persone hanno diritto ad avere un'indipendenza, i giovani più di chiunque altro. Tu hai detto che l'Europa ha speso 2.000 miliardi per salvare le banche, l'Europa però non ha fatto nulla per modificare gli strumenti finanziari che hanno dal 2007, ma ben da prima, in realtà massacrato l'economia di questo continente e l'economia del mondo intero. Che cosa per tagliare le unghie alla speculazione finanziaria? Un'altra proposta della lista Tsipras è separare in Europa le banche di affari e le banche di investimento dalle banche che raccolgono risparmio sul territorio. Anche questa non è una proposta, come dire, così radicale, perché l'ha fatta il presidente Roosevelt nel 1933, 4 anni dopo la crisi, la Grande Depressione, ed è una cosa che ha funzionato egregiamente per 60 anni negli Stati Uniti, finché non è stata tolta a metà degli anni 90, scatenando la più grande speculazione finanziaria della storia, che è l'origine della nostra crisi. La nostra crisi non è una crisi del debito pubblico, non è una crisi legata al welfare. Non si risolve tagliando le pensioni, per essere chiari, tagliando la sanità, tagliando gli investimenti nella scuola. È una crisi che nasce dalla speculazione bancaria e nasce dal fatto che le banche possono usare i risparmi dei cittadini per giocare in borsa, per comprarsi derivati, per inventarsi denaro. Allora ci vuole una riforma del sistema bancario, che sta per fallire. Purtroppo la maggior parte del sistema bancario europeo, nonostante i 2.000 miliardi di aiuti, sta per fallire comunque. Allora noi dobbiamo riformarlo, perché è un sistema che draga denaro che andrebbe all'economia reale e finisce nell'economia finanziaria, cioè in falsa economia. L'Europa estera, la politica estera dell'Europa, è una politica estera del continente europeo? Oggi la politica estera dell'Europa è sostanzialmente la politica estera della Germania. L'abbiamo visto con la crisi dell'Ucraina e purtroppo anche con gli sbarchi a Lampedusa. Noi abbiamo una politica estera che è modellata su interessi di lobby, principalmente lobby di fabbricanti d'armi. L'Europa è il principale fabbricante d'armi del mondo, esportatore di armi o mercante di morte del mondo. L'80% delle persone che arrivano, persone, vorrei sottolineare, che arrivano a Lampedusa, non vogliono cercare lavoro in Italia, stanno scappando da guerre che sono combattute con armi europee. Allora l'Europa, che si occupa di come si fa il Castelmagno, dovrebbe anche preoccuparsi di bloccare il traffico di armi illegale verso l'Africa, verso i paesi del Medio Oriente. Anche su questo noi abbiamo delle proposte che potrebbero fermare questo scandalo e fermare l'assurda corsa alla spesa militare dell'Europa e dell'Italia, perché una difesa integrata europea potrebbe risparmiare il 40% delle spese militari, perché noi siamo contro l'acquisto per esempio degli F-35 che il governo italiano, al di là delle chiacchiere che sta facendo, si appresta ad approvare, e che significa buttare in una situazione di questo genere decine di miliardi in armi di cui non abbiamo bisogno, che peraltro forse non funzionano bene, mentre abbiamo bisogno di investirli nella creazione di posti di lavoro. La lista Tsipras è l'unica lista, da quanto si sente, che parla di Europa in questo paese. Perché gli altri partiti che si presentano alla competizione europea continuano a parlare unicamente di politica interna?
Perché non hanno nessun argomento in Europa, non hanno neanche nessuno da mandare in Europa. Adesso io vorrei, al di là della questione di parte, io, proprio come cittadino italiano giornalista, invitare almeno a guardare bene nelle liste elettorali, anche se non votate per noi. Perché io sono andato in giro in questa campagna elettorale, mi sono trovato accanto a gente che sono candidati o capolista di grandi partiti, che non dicono, non parlano una parola di inglese, ma pazienza. Si può vivere senza inglese nella vita, senza francese, senza spagnolo, ma che non sanno di che cosa si sta parlando. Quindi noi abbiamo da 20 anni un ceto politico di una incapacità, cioè quello che hanno fatto ai danni dell'Italia in Europa in questi 20 anni è incredibile, e lo hanno fatto perché i nostri politici sono inadeguati. Quindi anche se votate con un altro partito, state attenti a quelli che mandate in Europa, perché c'è gente che non sa veramente di che cosa si sta parlando. A parte la preparazione, che è secondo me una cosa importante per fare politica, come qualsiasi mestiere nella vita, a parte questo c'è una mancanza di idee, di prospettive, di programmi. Noi non siamo una forza che vuole sfasciare tutto come altre forze, noi siamo una forza che vuole andare al governo insieme ai socialisti, insieme ai verdi, per costruire un modello di Europa profondamente diverso da quello che ha avvelenato l'esistenza di molti cittadini europei, italiani, negli ultimi anni, e che ha soprattutto impoverito il ceto medio, che è la spina dorsale delle democrazie europee. Il TTIP passerà sotto il silenzio dei parlamentari europei e degli altri partiti, o riusciremo con la lista Tsipras a rendere pubblico il TTIP e a bloccarlo? La prima cosa che facciamo, intanto spiego, è un trattato di libero commercio tra Europa e Stati Uniti, che in realtà è un trattato di libero commercio tra Germania e Stati Uniti. Per cui la produzione tedesca, tecnologica, le automobili avranno dazi più bassi per entrare nel mercato americano, in cambio gli americani avranno la possibilità di invadere finalmente l'Europa con i loro prodotti del reparto agroalimentare, che tradotto fa carne con gli ormoni, trattata con gli ormoni, latte, OGM. Cosa che l'Europa aveva sempre respinto finora. Questo almeno è quello che sappiamo.